Febbraio è un mese eccezionale per noi che facciamo l'orto, perché cominciamo a seminare praticamente tutto ciò che sarà l'orto estivo, tolte alcune eccezioni. In questo video vi parlo un po' a grandi linee, sarà un video molto breve, quindi cercherò di non annoiarvi. Vi parlerò di cosa si semina nel semenzaio riscaldato, che è un po' la mia passione. Vi parlerò di cosa si semina nell'orto in pieno campo, nonostante fuori dovrebbe far freddo, e cosa si semina sotto tunnel, sempre in pieno campo. Dai, ci vediamo dopo la sigla. Rieccoci sul canale, bentornati a tutti, sono Orso. Prendo spunto dal calendario di semina che ho pubblicato lo scorso anno su unorsoincampagna.com. Vi lascio qui la pagina dove ci sono gli elenchi mese per mese di ciò che possiamo seminare. Ora però bisogna fare un distinguo: Sicilia è una cosa, Alto Adige è un'altra, quindi cerchiamo un attimino di avere vedute larghe su quello che vi dirò, anche se sul blog il calendario di semina che ho pubblicato e che vi mostro è suddiviso in centro nord e centro sud Italia. Quindi poi bisogna vedere, ogni anno è diverso dall'altro, ci sono stagioni che si protraggono un po' di più, altre meno, come temperatura intendo, quindi prendiamo con le pinze ciò che vi dico, non è una scienza esatta. Altra cosa, non seguo le lune di semina, anche questa non è una scienza esatta, a me dispiace chi ne fa un atto di fede, ma se vi informate un attimino vedrete che non è una scienza esatta. Non dico che non bisogna seguire le fasi della luna, ma personalmente non le seguo. Allora, partiamo, il semenzaio lo lascio per ultimo perché è la mia passione e quindi mi soffermerò un attimino di più. In pieno campo possiamo seminare già adesso a febbraio aglio, cipolle, fave, patate, piselli e spinaci. Per quanto riguarda fave e piselli, vi lascio qui qualche immagine dei video che ho fatto in passato. Io le semino a ottobre, sono in centro Italia, posso farlo anche a ottobre. Nelle regioni più fredde si può fare anche in questo periodo qui. Ciò non toglie che se si seminano i piselli ora non è sbagliato, ovviamente, però seminarli a ottobre nel mio caso mi porta poi ad arrivare a febbraio, gennaio-febbraio con la stagione fredda, con le piantine già belle formate che non soffrono più di tanto il freddo. Ecco, tutto lì il discorso. Gli spinaci ovviamente in pieno campo, anche quelli. Le patate nel mio caso, io vi dico febbraio, ma nel mio caso in centro Italia, qui nella mia zona, si seminano marzo. Quindi come vedete torniamo al discorso di prima. Sotto tunnel. Il tunnel è un sistema di coltivazione abbastanza sfruttato in alcune campagne, dove magari il vento e il freddo tendono a farsi sentire un po' di più, quindi parlo del centro nord. Sotto tunnel possiamo mettere carote, lattuga, prezzemolo e rucola. Ora vi faccio vedere una cosa: io ho seminato la lattuga in semenzaio, ho commesso un errore che è durato 24 ore e vi faccio vedere quello che è successo, perché è giusto anche parlare degli errori, poi dopo torniamo al semenzaio. Questi semi qua io li ho messi a dimora il 3 di febbraio, oggi è il 7, in 4 giorni sono venuti fuori. Li vedete filati non perché mancasse la luce qua è più che sufficiente. Il problema mio è stato che ho messo una temperatura troppo elevata nel terreno, sotto ovviamente ho la resistenza elettrica. Ora l'ho spostata, l'ho tolta dai loro alveoli perché voglio provare a recuperare. Sicuramente recupererò, ci sarà qualche piantina che morirà. Ciò non toglie che la lattuga è molto molto sensibile anche alla temperatura e io qui avevo impostato 21 gradi. Per loro è troppo, quindi se la mettete in pieno campo, magari sotto il tunnel quelli di plastica, sicuramente ci metteranno un po' di più a germinare qui 4 giorni, in quel caso magari ci metteranno 10-15 giorni, ma le piantine verranno più sane di queste, quindi spero di recuperare, altrimenti butto via tutto e ricomincio senza mettere la resistenza sotto, quindi qui è troppo caldo. Giusto per farvi vedere l'importanza del calore e quando si esagera quello che succede. In semenzaio io vi dico adesso cosa si può seminare e poi vi dico cosa semino io, perché anche in questo caso, essendo in centro Italia, conoscendo un po' la mia zona climatica, alcune cose che vi dirò io non le posso ancora fare. Ad esempio, in semenzaio si possono già seminare anguria, basilico, cavolo, cappuccio, cetrioli, melanzane, meloni, peperoncini, peperoni, pomodori, sedano e zucchine. In realtà io sono partito subito con i peperoni a fine gennaio. Parto adesso, che siamo all'inizio di febbraio, con i pomodori. Ecco, vedete qui, stavo giusto facendo questa semina qui. Le ho messe in quest'ordine qua. Ho ancora un paio di peperoni e peperoncini, il resto sono pomodori. Già li ho coltivati, questa è la seconda mandata. Li ho messi a bagno nella camomilla per 24 ore, dopodiché li ho tolti e li ho messi ad asciugare.
L'ordine che vedete è quello delle bustine, quindi adesso termino con voi e faccio la semina. I semi sono del mondo dei semi, il video non è sponsorizzato, li ho acquistati, però dal momento che c'è un certo tipo di rapporto e so che lavorano in un certo modo, io ve li raccomando e se vi interessa c'è un codice sconto del 10% solo per voi, io non ci guadagno niente, non è un link affiliato, e lo trovate qui nelle note, lo trovate anche sul blog, acquistate quello che vi pare, sono di qualità, poi se avete un altro fornitore che lavora bene va benissimo uguale. Allora, torniamo a noi, quindi io cosa non semino adesso? Sicuramente le zucchine, perché le zucchine io le metto in pieno campo a giugno, se le seminassi ora a febbraio avrei delle piante così alte, tutte storte, soffrirebbero, ci sono già passato, è un errore per me. La stessa cosa è per le melanzane, io le melanzane le semino in semenzaio a fine febbraio, inizio di marzo, perché riesco a farle in un determinato modo, quindi tra un 2-3 settimane partirò. Sicuramente i cetrioli no, è lo stesso discorso delle zucchine, per me è troppo presto. E peperoncini e peperoni invece quelli ho dovuto anticipare molto, quindi li ho messi già a gennaio come vi dicevo. Ho seminato dei cavoli, è la prima volta che li semino adesso. E possiamo anche mettere tra gli ortaggi che io attualmente non posso seminare perché per me è troppo presto, l'anguria. Il basilico invece faccio un discorso a parte e questo, se mi consentite, è un consiglio che vi do. Coltivare il basilico, e vi mostro qualche immagine, porta via davvero tantissimo tempo e tantissimo spazio se fate un tot di piante. Io ne ho fatte tante perché le mettevo in consociazione con i pomodori. Allora, cosa succedeva? Arrivavo poi al momento del trapianto e le piante erano ancora piccole, non riuscivo a farle crescere come volevo. Allora a quel punto sono arrivato alla conclusione di acquistare, quando è il momento giusto, 2-3 vasi di basilico, ogni vasetto costa 1,50 euro, 2 euro, dentro ci sono anche 30 piante, quindi poi le separo, vi mostro qui qualche immagine come faccio, come ho sempre fatto, e le trapianto poi direttamente nel terreno, recupero tempo, recupero spazio ed energia. Quindi se volete seguire quel consiglio fate anche voi così, costano poco e va bene ugualmente per quanto riguarda il basilico. Ci rivediamo all'inizio di marzo, farò un video sulle semine di marzo e nel frattempo farò poi una panoramica del mio semenzaio. Grazie per essere stati con me anche oggi, lasciate un like, iscrivetevi al canale, guardate il blog se volete, vi lascio il link in descrizione col calendario di semina, e la cosa importante, e ve lo mostro, che ogni scheda prodotto, basilico, pomodori, peperoni e quant'altro, hanno la temperatura di germinazione e profondità di semina. Questi sono due parametri molto importanti per portare avanti la germinazione dei semi, altrimenti se si mettono troppo in profondità o se si sbaglia la temperatura, vi ho fatto vedere cosa succede, non viene bene semina o non viene fuori proprio niente. Vi auguro una buona giornata.